E quindi nulla, se state vedendo queste storie è perché mi è stato cancellato il canale YouTube e voglio spiegarvi cosa è successo. E quindi nulla, io non so neanche cosa verrà fuori da queste storie, se riuscirò a cavarne un video oppure no, perché su Instagram non riesco mai a fare un discorso compiuto, visto che è a tempo e mi viene proprio il panico, tipo devo muovermi, devo dire un sacco di cose, aiuto. Prima di cominciare ringrazio tantissimo i canali che mi hanno menzionata e che hanno menzionato il mio nuovo canale, quindi veramente grazie infinite, metterò i loro link sotto nell'info box. Le voglio veramente ringraziare una per una perché sono state carinissime queste ragazze amiche, perché praticamente ormai siamo amiche, non si può dire il contrario, visto che neanche ho chiesto loro di fare pubblicità al mio nuovo canale, quindi veramente grazie mille perché mi state supportando e aiutando. Comunque, cos'è successo? YouTube ha chiuso il mio canale perché purtroppo ho utilizzato una canzone per più di 20 secondi. In realtà l'ho utilizzata circa per 30 secondi e pensavo si potesse fare. Il problema qual è stato? Che non sono stata avvisata degli strike da parte di YouTube e che ho utilizzato questa canzone inedita per 30 secondi in 10 video come intro. Le ho provate veramente tutte per recuperare il canale. Ho contattato la casa discografica in questione che mi ha segnalato sia quella americana sia quella italiana. Quella americana ho mandato tipo 20.000 mail, non posso mettervi gli stamp qua, gli screenshot perché non penso si possa fare e non ho mai ricevuto risposta, quindi grazie veramente di cuore. La casa discografica italiana invece mi ha risposto, ma solo dopo essere stata sollecitata più volte per telefono, e mi ha detto che stava cercando di risolvere la situazione, ma che gli strike erano troppi. Tre strike per 10 video era un po' difficile togliere velocemente la segnalazione, non lo so, insomma, anche perché io mi sono accorta troppo tardi di questi strike, 4 giorni dopo, quindi YouTube ti dà un periodo di tempo di una settimana per rimediare alle segnalazioni, altrimenti ti secca il canale. Volevo anche dire che la casa discografica italiana ha provato ad aiutarmi, almeno così hanno detto, però adesso non mi rispondono più, mi hanno di nuovo lasciato così. Io non faccio nomi, però chi lo sa e mi segue su Instagram lo sa. La cosa che purtroppo mi scoccia di più in assoluto è che appunto ero appena arrivata ai 10.000 iscritti, ero strafelice, ero riuscita a costruirmi un micromondo tutto mio, anzi nostro, ed è una cosa che non... è vero che ho sbagliato io, mi sono presa le responsabilità e tutto quanto, ho chiesto scusa mille volte, a momenti piangevo per telefono, ma nessuno, compreso YouTube, mi ha aiutata, in quanto ho cercato il numero di Google, ho parlato... Una delusione che veramente non mi passerà mai, mai, mai. Ho fatto questo video perché ancora su Instagram in privato mi viene chiesto cosa è successo, perché ho pochi iscritti, come mai non trovate più il mio canale, cose del genere. Così magari ho parlato con chiunque, ma cioè, direttamente non si può parlare con YouTube, ti rispondono con le mail automatiche, quindi un nervoso quei giorni che non potete capire. Sì, questa è la prima volta che mi vedete qua su Instagram e sono molto contenta, anche se avrei voluto fosse in un'altra occasione, su YouTube, scusate, avrei voluto fosse magari per un bel video sui 10.000 iscritti, eccetera, ma non posso farlo. Non avete idea di quante persone mi hanno scritto in questi giorni, mi avete fatto sentire veramente super super amata e non finirò mai di ringraziarvi. Quindi nulla, questa era una bella serie di storie nella quale vi spiegavo come mai il mio canale è stato chiuso. Fate attenzione ai reperti musicali che utilizzate, alle musiche che utilizzate su YouTube, perché in tanti mi hanno detto che YouTube segnala persino le musiche che offre lui. Quindi veramente fate attenzione ai copyright perché sono una cosa terribile e rischiate di perdere il lavoro di anni e anni. Perché ho fatto un errore stupido e ingenuo. Comunque nulla, io vi auguro il meglio veramente. Grazie a chi mi sta aiutando, grazie a chi mi ha continuato a seguire senza che io facessi spam, grazie a chi mi ha scritto su Instagram appoggiandomi. E ora metterò il link anche su Instagram di questo video e la chiudiamo qui la questione perché non voglio più parlarne.